Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo video del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, iscriviti al canale e metti un like a questo video. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Detto questo, bando alle ciance e andiamo subito avanti con la sigla. Ok, eccoci qua di nuovo insieme e andiamo subito dritti al tema di oggi. Oggi andiamo a rispondere in maniera specifica a questa domanda. Se sei amministratore di un SRL e non svolgi nessuna attività operativa, puoi evitare di pagare l'INPS commercianti? Questo per quale motivo? Per ovviamente limitare l'impatto dei contributi, appunto non pagando l'INPS commercianti come socio lavoratore, perché appunto noi dobbiamo dichiarare la verità e dichiariamo che l'amministratore di una SRL di fatto non fa nulla di operativa perché ci sono altre persone che svolgono questa tipologia di attività. E dunque ogni tanto mi viene posta questa domanda. Ossia, se un amministratore di un SRL e quest'ultimo non svolge nessuna attività operativa, se effettivamente può sempre eliminare i contributi INPS con certezza e senza problemi. La risposta è che puoi benissimo evitare di pagare i contributi INPS commercianti se l'attività dell'SRL è delegata ad un altro socio lavoratore oppure a dipendenti con busta paga. Quindi, se all'interno della tua SRL hai qualcuno che lavora e lo puoi dimostrare con una busta paga da dipendente, oppure c'è un altro socio che fa l'attività operativa e quindi paga i contributi INPS, ecco che tu, se sei amministratore e non fai nulla di operativo, puoi richiedere la cancellazione e quindi ottenerla. Se l'attività operativa dell'SRL è invece delegata solo a collaboratori con partita IVA, in caso di controlli dovrai fare ricorso all'INPS e dimostrare che tu svolgi solo l'attività da amministratore. Ecco, sotto un profilo pratico reale, soprattutto al giorno d'oggi, che molte tipologie di attività di fatto si possono fare quasi solo anche online, ok? Ecco che molte volte capita veramente di delegare la parte operativa ad altre persone che hanno una partita IVA. Solo che in questo caso è un po' più complicato, o almeno riformulo al meglio, in questo caso l'INPS, se nella tua SRL vede che non c'è nessuno che lavora e tu sei esempio socio unico, ecco che dopo qualche anno potrebbe proprio iscriverti d'ufficio e aprirti una posizione INPS e quindi farti pagare i contributi INPS pregressi, non solo come minimale, ma poi pagare appunto anche i contributi INPS che sono eccedenti il minimale, appunto nel caso in cui la tua SRL ti avesse attribuito un utile fiscale superiore al reddito minimale. Se invece l'attività operativa dell'SRL è delegata solo a collaboratori con partita IVA, in caso di controlli dovrai fare ricorso all'INPS e dimostrare che tu svolgi solo l'attività da amministratore. Perché questo? Perché prova a pensare, se nella tua SRL tu hai una persona che lavora con una busta paga, oppure c'è un socio lavoratore che lavora per te, in sostanza, o fa il lavoro operativo per te più che altro, ecco che l'INPS vede un flusso di contributi. Tu puoi benissimo delegare la tua attività operativa ad altre persone con partita IVA, però in questo caso l'INPS non vede un flusso di contributi a tuo nome, ok, o comunque a nome della tua SRL in questo caso. E dunque, dopo qualche anno potrebbe aprirti d'ufficio una posizione INPS, facendoti pagare quindi tutti i contributi in sostanza, solo per il fatto che l'INPS non vede un flusso di contributi dalla tua SRL come qualcuno che lavora lì all'interno e quindi ti mette a te in condizioni di dover fare ricorso e dimostrare, possibilmente non solo con fatture, ma anche con contratti e ancora meglio contratti con data certa, che tu la parte operativa l'hai delegata di fatto solo ad altre partite IVA. Quindi tu fai solo attività da amministratore, anche se di fatto l'INPS non vede un flusso di contributi a nome della tua SRL. Con questo non vuole dire che se tu hai un SRL e svolgi l'attività operativa in qualche modo tutta esternalizzata tramite altre partite IVA, non vuole dire che tu non puoi a questo punto mai provare a chiedere la cancellazione dall'INPS oppure non pagare i contributi. Essenzialmente quello che capita è quello che l'INPS, siccome non vede un flusso di contributi che vanno dalla tua SRL appunto all'INPS, ecco che potrebbe iscriverti d'ufficio prendendoti una posizione facendoti pagare quindi i contributi INPS perché non vede nessun flusso di denaro. Quindi te ti trovi nella condizione di fatto di fare ricorso all'INPS portando giustamente
più prove a tuo favore, dovrebbe cancellarti comunque la posizione e ripristinare il tutto. Però se l'INPS si impunta, ecco che tu l'unico modo che hai per difenderti è quello di andare in tribunale. E qua probabilmente tu vinci, anche perché la Cassazione in generale è molto pro al contribuente, però per te vuole dire una spesa di denaro e di tempo soprattutto. E dunque è una cosa che devi sapere, perché attualmente a livello pratico le regole sono così. Da parte mia, come commercialista, posso dirti che è perfetto che tu mi vedi qua, che io comunico, però vivo la vita quotidiana anche di questo lavoro, quindi so dirti che sotto il profilo pratico mentalmente devi sapere questa cosa se vuoi affrontare la cancellazione dell'INPS commercianti tutte le volte che hai un SRL e deleghi tutta la parte operativa alle partite IVA, in sostanza, senza avere nessun flusso di contributi da parte di un altro socio lavoratore oppure di un dipendente. Sapendo anche, ora che mi viene in mente, che tu non puoi dire allora mi attribuisco una busta paga da amministratore e quindi l'INPS non mi apre una posizione INPS commercianti, perché la busta paga da amministratore non va proprio a sostituire il fatto che ci deve essere un lavoratore operativo nella tua SRL, ok? Questo secondo me è tutto quello che ti devo dire. Questo che appena visto è uno dei tanti strumenti di efficacia fiscale. Quindi ti invito ad andare sul blog www.efficaciafiscale.com e scaricare il manuale gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permettono di tagliare il carico tributario grazie alla tua SRL. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione. Mi raccomando, iscriviti al canale, metti un mi piace e lascia un commento. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Ciao, a presto! Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!